Sono venuto in Sicilia oggi perché per parlare con i fratelli siciliani, per dare loro un sostegno dopo che il 1° marzo la Commissione parlamentare antimafia ci ha fatto sequestrare dallo scippo della Guardia di Finanza gli elenchi dei nostri fratelli del Grande Oriente d'Italia iscritti nelle logge di Calabria e Sicilia. Il provvedimento è arrivato dopo un percorso. A fine luglio del 2016 la Presidente della Commissione Antimafia, onorevole Rosi Bindi, era in Sicilia e durante una conferenza stampa ha detto che avrebbe convocato i gran maestri delle comunioni massoniche. Io mi ricordo che ero a Lipari ad un convegno con nostri fratelli e scrissi alla Commissione Antimafia mettendomi a disposizione, tant'è vero che subito venni chiamato e il 3 agosto andai per la prima audizione in Commissione Antimafia. La prima cosa, appena mise a sedere, mi furono chiesti gli elenchi dei 23.000 fratelli del Grande Oriente d'Italia. Naturalmente non capivo il senso di questa richiesta, perché a nessuna associazione vengono chiesti gli elenchi, no? Perché questa teoria dell'uomo di vetro è una metafora totalitaria. Quando lo Stato va ad occuparsi della sfera intima delle persone, vuol dire che non siamo più in uno Stato democratico, e soprattutto si corre il rischio di identificare subito come sospetti coloro che non vogliono un'invasione nella loro sfera intima. 3 ore e mezzo di audizione il 3 agosto, poi avevo un'altra richiesta a dicembre dove si vogliono gli elenchi degli iscritti nelle logge di Sicilia e di Calabria dal 90 ad oggi. Noi ci opponiamo ancora fino a quando poi si arriva al 1° marzo, che arrivano alle 16 del pomeriggio i finanzieri dello SCIFO, 13 finanzieri che perquisiscono la sede nazionale del Grande Oriente d'Italia, che è al Vascello a Roma, e sequestrano gli elenchi. Noi abbiamo, io ero appena tornato dal lato da Norcia. Norcia è questa piccola città umbra colpita dal terremoto, dove ero stato per consegnare al sindaco di Norcia il progetto di illuminazione del campo sportivo, che ci ha richiesto questo progetto il comune e i ragazzini della squadra di calcio, perché noi, quando c'è stato il terremoto nel centro Italia, abbiamo lanciato una raccolta di fondi dei nostri fratelli per poi destinare le somme ad iniziative per i giovani delle zone terremotate. Ero quindi, meno male che ero stato a Norcia, perché ho affrontato queste 14 ore di perquisizione con un animo più forte, perché sapevo che il Grande Oriente d'Italia aveva appena fatto una cosa molto bella. Noi ora abbiamo costituito un collegio difensivo di 9 avvocati, alcuni fratelli del Grande Oriente d'Italia e altri no. Abbiamo fatto un'istanza di revoca in autotutela a tutti i membri della Commissione parlamentare antimafia. Abbiamo spiegato che il loro provvedimento era un atto illecito, che non potevano farlo secondo noi, e che entro 10 giorni, se non provvedevano alla revoca, avremmo preso altre strade forti in sede giudiziaria.
avremo percorso tutte le strade possibili, percorreremo tutte le strade possibili, ma non per tutelare soltanto il Grande Oriente d'Italia, i propri iscritti che sono 23.000 presenti in tutta la nazione, ma per tutelare il diritto di ogni cittadino ad associarsi. L'articolo 18 della Costituzione è molto chiaro, consente ai cittadini di associarsi liberamente, e anche l'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana favorisce la formazione della personalità umana attraverso le associazioni. Quindi ci siamo sentiti così in obbligo di tutelare la libertà di associazione dalla Costituzione. Non ho mai mancato di dire durante le due audizioni che ho fatto in Commissione Antimafia che collaboro con la Commissione Antimafia, ma non capisco il perché si vogliono tutti gli elenchi. È stato detto perché a Castelvetrano ci sono tanti massoni, troppi massoni nella patria del super latitante. C'è una loggia del Grande Oriente d'Italia a Castelvetrano che si chiama Francisco Ferrer, ha circa 25 fratelli che vi appartengono. In più c'è una loggia all'oriente di Partanna, ma che lavora nel tempio di Castelvetrano, dove fuori dalla porta c'è il cartello dove si riuniscono le logge massoniche, così come a Campobello di Mazara c'è un cartello grande così. E poi perché c'è un assessore comunale fratello del Grande Oriente d'Italia. Se un assessore è bravo a tenere pulite le strade, poi che sia del Grande Oriente d'Italia, dell'Azione Cattolica, dell'Opus Dei, dell'Arci, credo che ai cittadini interessi relativamente. Comunque, quando la Presidente della Commissione Antimafia mi ha detto, il capogruppo del PD a Castelvetrano ha detto che darebbe la vita per la cattura del super latitante, voi che fate? Lei che farebbe? Con un tono, devo dire, molto aggressivo. Io ho risposto, anch'io darei la vita per la cattura del super latitante. Quindi, noi vogliamo tutelare, collaboriamo con la Commissione Antimafia se lo vogliono, però non possiamo consentire questo sequestro degli elenchi di tutti i fratelli. Ma perché? Che senso ha? Se ci sono delle inchieste, non vedo perché si devono chiedere gli elenchi di tutti gli appartenenti ad un'associazione. Non è che se c'è stato Mafia Capitale che ha visto coinvolti esponenti di partiti, di sindacati, si sono andati a sequestrare gli elenchi degli iscritti a quel partito, a quel sindacato o a quell'associazione. Ma giustamente non ci sono andati, giustamente. Quindi questo è il pensiero, la riflessione che faccio. Naturalmente sono a vostra disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Prego. Lillo Miceli, da Sicilia. Lei ha detto delle cose esatte, però una parte, secondo me, e cioè c'è un'altra parte in cui in Italia sono successe molto spesse molte cose dove sono stati coinvolti dei massoni, perché qualcuno si era iscritto alla legge massonica per avere dei vantaggi. C'è stato in Italia questo, da grandi burocrati a politici, che sono nel tempo, io non so neanche quale legge erano scritte, immagino, ma questo è un discorso generale, però nel tempo delle ombre sulla organizzazione massonica sono calate, lo dico così in generale, e quindi il fatto di
chiedere gli elenchi, cioè, ma secondo me dovreste rendere pubblici voi direttamente, perché non è una sfera privata, ma se io sono iscritto al partito X, al sindacato Y, i miei nomi, i nomi non sono segreti, sono conosciuti da tutti. Non c'è. Lei è sicuro di questo? Beh, io in linea di mappa, quando ero iscritto alla Scuola Cattolica, sì, ora non sono più iscritto a niente. Però dico, questo dubbio che sicuramente la maggior parte delle persone che fate parte di queste, della massoneria, delle persone per bene, che aiutano il prossimo, eccetera, eccetera, qualcuno, qualche pera marcia ci sarà pure. Quindi, per quale motivo, se io non ho fatto nulla di male, non ho timore che il mio nome venga reso pubblico? Gli iscritti ai partiti per la maggior parte sono persone per bene, gli iscritti al sindacato per la maggior parte sono persone per bene, gli iscritti a qualsiasi associazione per la maggior parte sono persone per bene. Però ho detto prima, questa teoria dell'uomo di vetro è una metafora totalitaria. Ha detto Stefano Rodotà, che è stato garante per la privacy, che la trasparenza assoluta è tipica dei regimi totalitari, di quelli che invadono l'intimità delle persone. Io credo che se una persona iscritta all'Azione Cattolica, a un sindacato, a un partito, all'Opus Dei, debba poter mantenere riservata la propria affiliazione. Se lo vuol dire, lo dice, ma non è che ci può essere un provvedimento di sequestro degli elenchi di tutti gli iscritti, perché questo è un atto arbitrario, è un atto illecito. Se poi lei dice in passato, la P2, benissimo, la P2, ma anche i partiti hanno avuto dei problemi, ma la libertà di associazione vuol dire che il diritto di dire o di non dire se uno fa parte di un'associazione. Non vedo perché soltanto gli elenchi della massoneria, e bisogna stare attenti. Io vi invito a fare questa riflessione, è da un anno che lo dico, a forza di fare queste criminalizzazioni generalizzate, si rischia di armare la mano di qualche squilibrato o la mano di chi ritiene, perché ha perso il lavoro, perché ha avuto un problema, una disavventura, siccome la massoneria ha la colpa di tutto, se la prenda con qualcuno. In Francia, 3 giorni fa, il Gran Maestro del Grande Oriente di Francia, fuori dalla sede del Grande Oriente di Francia, è stato aggredito da una donna con un martello e colpito. A Rimini, ho letto proprio stamani, un uomo di Rimini ha tentato di uccidere una persona perché ce l'ha con i neri e i massoni. A forza di dire la massoneria è colpevole di questo, è colpevole di quest'altro, si arma la mano di qualche squilibrato che, come è successo anche in passato più lontano, nel 17, quando un farmacista che riteneva la massoneria colpevole dei suoi guai andò a Palazzo Giustiniani, dove allora c'era la sede del Grande Oriente d'Italia, e uccise il gran maestro di allora, che si chiamava Achille Ballori. Quindi bisogna un po' stare attenti, secondo me, a criminalizzare per categoria. Sì, però, scusi, mi si è considerato che questi dubbi, queste ombre sulla massoneria non sono stratificate, anche per rendere più trasparente, non uso la parola trasparenza, più leggibile le vostre attività, chi sono i vostri, non sarebbe meglio così sgombrare il campo da ogni le nostre attività ogni sospetto, le nostre attività, no, le nostre, ma questo si fa, sono noti i dirigenti, sono note le sedi,
Le sedi, le faccio un esempio. Stamani sono arrivato qui in piazzetta speciale con due fratelli che sono venuti a prendermi all'aeroporto. Abbiamo parcheggiato in una strada vicino a questa piazzetta. C'era uno dei posteggiatori, ritengo abusivi, di presenti. Regolare, cioè, quindi un parcheggiatore regolare, regolarmente abusivo, che ha capito che venivamo qui nella sede e ci ha detto: ma domani non ci avete la riunione, infatti la riunione domani con i fratelli, siccome saranno tanti siciliani, non sarà fatta in questo tempio ma in un albergo. Quindi lui sapeva che domani non ci saremmo ritrovati qui ma in un albergo, e questa è la segretezza. Il Grande Oriente d'Italia non è né segreto e neppure riservato. Segreto perché, ripeto, sono noti i suoi dirigenti, sono note le sue attività. Sul sito internet grandeoriente.it c'è scritto di tutto quello che si fa, sono note le sue finalità. Nel nostro sito internet c'è la Costituzione del Grande Oriente d'Italia, il regolamento del Grande Oriente d'Italia. I nomi li ha voluti l'Inquisizione per cercare di mandarci a rogo, li ha voluti il fascismo che ci ha fatto chiudere, ha distrutto molte nostre sedi. Voleva questo collare che indosso e che indossano i Gran Maestri del Grande Oriente d'Italia quando nel 25 dettero l'assalto a Palazzo Giustiniani. Volevano gli elenchi, i fascisti, e volevano anche questo collare. Il collaboratore del Gran Maestro di allora, Domizio Torrigiani, che finì al confino dove poi si ammalò e più tardi morì, e volevano questo collare. Il collaboratore del Gran Maestro lo nascose nelle fasce di un botino neonato e dopo lo nascose in un muro di Palazzo Giustiniani, che era la nostra sede, lo riconsegnò al Gran Maestro dopo la liberazione. Noi bisogna stare attenti a questa problematica, secondo me, coloro che hanno una responsabilità in questo paese, perché quando si comincia a perseguitare la libera muratoria è l'anticipazione di qualcosa di peggio che verrà dopo. È sempre successo così, e lo disse Antonio Gramsci, che non era massone ma era un parlamentare del Partito Comunista Italiano. Lo disse in un famoso discorso alla Camera dei Deputati. Noi sappiamo dove si comincia, ma non si sa dove si può finire. C'è una bella poesia che è attribuita a Bertolt Brecht, che più o meno dice così: un giorno vennero a prendere gli zingari, rubacchiavano e stetti zitto. Un giorno vennero a prendere gli ebrei, non mi stavano simpatici e rimasi in silenzio. Un giorno vennero a prendere gli omosessuali, non ero omosessuale e rimasi in silenzio. Un giorno vennero a prendere me e non c'era più nessuno che protestava. Questo è il rischio. Buongiorno, Antonio Condorelli del Mensilesse. Sì. E volevo chiedere se vi risulta che avete sospeso qualcuno dalla loggia Italo Letizia 345 di Castelvetrano. La loggia Italo Letizia non appartiene al Grande Oriente d'Italia, non è una loggia del Grande Oriente d'Italia. La loggia del Grande Oriente d'Italia, che è a Castelvetrano, si chiama Francisco Ferrer. Quindi non sapete se è stato sospeso qualcuno da lì, non avete nessuna competenza. Della loggia Francisco Ferrer di Castelvetrano, loggia del Grande Oriente d'Italia, una delle 850 logge italiane del Grande Oriente d'Italia, nessuno. E questa loggia, di cui non mi ricordo il nome, quello che hai detto, non è del Grande, non appartiene al Grande Oriente d'Italia. E vi risultano indagati in Sicilia che avete sospeso? Un fratello del Grande Oriente d'Italia ha chiesto di essere sospeso, è in una vicenda che riguarda Agrigento, ha chiesto di essere sospeso ed è stato sospeso. Perché? Il nome possiamo rendere noto? Il nome è sul siti internet, sui giornali, sono stati pubblicati, in quella vicenda che riguarda le dichiarazioni di un pentito, che alcune procure... Tuzzolino, che alcune procure ritengono affidabili e altre no, mi pare da quello che ho letto dai vostri articoli. Senta, una cosa volevo chiederle, non c'è il rischio che la massoneria
situazione lì crei un organismo parallelo allo Stato, all'interno del quale anche rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero controllare determinati soggetti per il ruolo che hanno finiscono per essere a loro volta controllati? No, perché quando un profano diventa libero muratore e fa una promessa solenne di osservare la Costituzione della Repubblica Italiana e le leggi che da questa discendono. Quindi facciamo un esempio concreto. C'è un concorso pubblico, due concorrenti, uno è massone e l'altro no, massone del Grande Oriente d'Italia. Mettiamo che io sia colui che esamina e che deve dire chi assumere. Verrà assunto colui che sarà ritenuto più adatto a ricoprire l'incarico. Io le credo che lei dica, però qualche riserva dico, ce la consente, no? Le riserve sono, i dubbi sono legittimi, questo però io le rispondo, se viene fatta in un'altra maniera, viene fatta in una maniera sbagliata. E in ogni caso, siccome sento spesso la solidarietà massonica, i vincoli gerarchici, ma scusate, ma chi fa parte di una qualsiasi organizzazione non c'è un vincolo gerarchico? Il segretario di un sindacato, il segretario provinciale di un sindacato, conta più del segretario nazionale di quel sindacato o c'è un vincolo gerarchico? Ribalto la domanda a voi. Ognuno ha la competenza territoriale, nel proprio territorio ognuno è un ducetto. Nel sindacato le faccio questa rivelazione. No, vabbè, però c'è una scala gerarchica, l'iscritto a un sindacato a livello locale conta più del segretario provinciale o di meno, o alla stessa maniera? Dottor Bisi, non vorrei sembrare blasfemo nel tempio, ma non considera un po' demodè una certa simbologia massonica dopo tanti anni, dal grembiulino al compasso, forse anche questo che allontana e insospettisce, inquieta tante persone che magari ne sanno più. Ma intanto io non mi permetto di sindacare sul fatto che tante associazioni, che tante organizzazioni hanno degli strumenti di lavoro, hanno dei rituali, perché anche la Chiesa Cattolica ha degli indumenti, il sacerdote porta una stola, l'ostia è il corpo di Cristo, è un simbolo. Io non mi permetto di sindacare, ognuno la domenica mattina o gli altri giorni, le feste comandate, può andare in chiesa e fa quello che ritiene giusto fare. Noi siamo un'associazione tradizionale che ha dei simboli, che ha dei rituali e soprattutto ha una ritualità, la nostra, quando facciamo le riunioni, è una sorta di palestra di educazione civica, perché in questo tempio che voi vedete si parla uno alla volta, no? Se ci si confronta sul significato di questo cielo stellato che è sopra di noi, uno parla e gli altri ascoltano, poi parla un altro e ascoltano gli altri, non ci si può parlare addosso, non si può interrompere il fratello che parla, si chiede la parola. Questo mi pare che sia un fatto importante, forse anche un antidoto alla mafia, no? Perché si combatte anche così la cultura della sopraffazione dell'altro. Quindi non mi sento demodé. Tra l'altro c'è una definizione che fa di libera muratoria un fratello passato all'Oriente Eterno tanti anni fa, che si chiamava Mario Calvino, padre dello scrittore Italo. Lui diceva che la libera muratoria è un'associazione di uomini che tutelano il libero pensiero e che cercano di fare il bene dell'umanità. E poi quello che impariamo in questi templi serve a farci guardare fuori
quello che succede, ad accrescere la nostra sensibilità. In tutta Italia sono numerose le iniziative di solidarietà che noi spesso non pubblicizziamo. Perché non pubblicizziamo? Perché il libero muratore ha nel suo DNA quello di fare del bene senza sbandierare la 420. Gino Bartali, che non era massone, diceva che si fa del bene non per metterci una medaglietta sul petto, ma per mettercela nel cuore. Noi cerchiamo di fare così. Non so quanto questo poi alla fine sia giusto, perché sennò soltanto il male, no? Ci viene buttato addosso. Se sbagliamo noi, è il massone che sbaglia. Se sbaglia un'altra persona, è la persona che sbaglia. Questo, insomma, diventa pesante per molti. Adesso, buongiorno. Io volevo chiedere, Roberto Scampinato. Presentati così. Giorgio Manino, giornale di Sicilia. Roberto Scampinato ha parlato di una massomafia, di una massoneria, anzi no, di una mafia che si è infiltrata appunto nella massoneria e viceversa. Giusto Guadagnino ha anche parlato di una massoneria che ormai è quasi un rapporto quasi sempre storico, insomma, c'è stato tra la mafia e la massoneria fin dalla notte dei tempi. Ecco, secondo lei sono delle semplici parole al vento? Sono pazzi, insomma, c'è qualcosa di bello dietro? Io sono il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, non il Gran Maestro della Massoneria, come è scritto nel sottopancia di un'altra trasmissione Porta a Porta, che però è la terza camera, quindi viene presa per buona. Io sono il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Non sono un pubblico ministero, non sono un ufficiale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia, quindi se i pubblici ministeri, procuratori che lavorano questo territorio, in tutta Italia, hanno dei dati, hanno dei provvedimenti che devono prendere, li possono ovviamente prendere, non posso ostacolarli io. Dico una cosa però, che a Reggio Calabria c'è stata un'inchiesta che ha riunificato 5 filoni di inchiesta. Lì c'è un fratello del Grande Oriente d'Italia che, per quanto ho letto, avrebbe spostato una dipendente della regione da una sede ad un'altra, su richiesta di uno che farebbe parte di questa presunta cupola che guiderebbe e governerebbe Reggio Calabria. Tra questi c'è, rinviati a giudizio, c'è anche un sacerdote, parroco di un santuario di Reggio Calabria. Il fratello del Grande Oriente d'Italia, 2 anni fa, all'inizio di questa inchiesta, è stato sospeso. Il parroco di questo santuario è stato rimosso dall'incarico di parroco del santuario 1 mese fa. Però il fatto che ci sia questo sacerdote in questa inchiesta non ha portato la Commissione parlamentare antimafia a disporre l'elenco di tutti i chierichetti della Calabria, di tutti i sacrestani, non è stato fatto. Però si sono sequestrati gli elenchi dei fratelli calabresi. Mi pare la storia, la massoneria, la mafia insieme, ma c'è un bel libro di Isaia Sales, un professore dell'Università Sant'Orsola di Napoli, è un libro molto alto, I preti e i mafiosi si intitola. Dottore Bisi, Marco Bova dell'AGI, lei dimentica di dire ad esempio che questo massone escluso dalle liste della Grande d'Italia era già stato iniziato di legami con la criminalità anni addietro, questa operazione. Quale? Il soggetto che lei dice è stato sospeso, sì. Non mi risulta, ecco, io appena lo sono Gran Maestro dall'aprile 2014, cioè non è, prima di me c'era Garibaldi, Santiago. Quindi lei la responsabilità andava un po' ovviamente. Poi lei parla di
responsabilità e di legami criminali nel territorio di Castelvetrano, dove c'è, dove di cui originale la ditta Messia Denaro, ma dimentica di dire che a Catania c'è un'inchiesta legata ai legami tra la massoneria e la criminalità organizzata, a Palermo c'è un'inchiesta analoga, a Tavoli c'è questione in questa inchiesta, ma anche ad Agrigento c'è una grossissima inchiesta. Puzzolino non è soltanto l'unico collaboratore che parla, parla anche con Dagaro in Calabria, parla lo giudice, dove ricostruisce l'appartenenza anche di soggetti legati alla magistratura. Ieri, anzi l'altro ieri, il collaboratore Tuzzolino ha ricostruito dei legami imperiali che la massoneria avrebbe avuto nelle concessioni edilizie a Lampedusa. Ha ricostruito un universo che riguarda le concessioni alla A alla Z, facendo dei nomi, una sfilza di nomi infinita di personaggi che sarebbero legati al grado dei dettagli. Lei da settembre più o meno gira l'Italia per dirci queste stesse cose che ha detto oggi, niente di più, niente di meno. Però nel frattempo le inchieste sono andate avanti, di conseguenza anche la commissione parlamentare è andata avanti e ha dato azione a quelle che erano delle idee, cioè quelle di sequestrare gli elenchi. La domanda è questa: non ritiene che al di là di quelle che possono essere le dichiarazioni di 1, 2, 3, 4, 10 collaboratori di giustizia, sia opportuno mettere nelle disponibilità della magistratura gli elenchi proprio per consentirgli di fare delle indagini preliminari, consentire veramente anche di mettere voi in condizioni di garanzia nell'agire massonico, per dare voce, per dare azione a tutto quello che lei dice, quantomeno da settembre ad oggi in maniera pubblica? Io l'ho sempre detto queste cose, le inchieste di cui lei parla io non ne sono a conoscenza, di alcune sì, di altre no, a Palermo, a Catania, che lei dice, quindi... Mi ricordo che queste inchieste siano rientrate nell'audizione che lei ha avuto dinanzi alla commissione. Assolutamente no, non mi hanno parlato di inchieste riguardanti Catania, riguardanti Palermo, riguardanti Messina, quindi... Se ci sono le inchieste le fanno i magistrati nella riservatezza che loro utilizzano, quindi se ci sono inchieste lo sapremo, le inchieste vanno avanti, andranno avanti, se lei dice che ci sono, vedremo se sono coinvolti i fratelli del Grande Oriente d'Italia. Dovrei dare gli elenchi alla magistratura, intanto è la Commissione parlamentare antimafia che li ha chiesti, andando oltre, perché non c'è una notizia criminis, non c'è una notizia criminis, e loro si sono sostituiti assumendo un potere superiore addirittura a quello della magistratura, perché hanno un potere che gli riconosce la Costituzione della Repubblica Italiana. Io invito comunque a riflettere su una cosa, perché la Commissione parlamentare antimafia, i poteri che gli derivano dal potere legislativo, perché sono nominati dalla Camera e dal Senato, e anche i poteri dell'autorità giudiziaria. A scuola ci hanno insegnato una divisione dei poteri, se quello giudiziario è un potere e non un ordine, come forse è più opportuno dire. La Commissione parlamentare antimafia riunisce in sé comunque due poteri, quello che gli deriva dal potere legislativo e quello giudiziario, però ha anche dei limiti e secondo me nel caso del sequestro degli elenchi è andata oltre i limiti previsti dalla sua legge istitutiva ed è per questo che infatti ci opporremo in tutte le sedi. Se non ci sono... Faccio un'altra domanda, visto che non fanno domanda nessuno. Le risulta che a Lampedusa, nella provincia di Agrigento, ma soprattutto a Lampedusa, ci sia una cricca di personaggi legati anche al Grande Oriente d'Italia? Queste sono le parole del collaboratore Tuzzolino, che abbia gestito le concessioni edilizie in maniera esorbitante. Sono parole dette in un processo pubblico, un processo che è a dibattimento pubblico, procedimento in cui è imputato l'ex sindaco di Lampedusa. Questo lo sanno i pubblici ministeri, mi sono occupato di Lampedusa quando a settembre è venuto ospite d'onore il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, al quale abbiamo attribuito l'onorificenza Galileo Galilei, un'onorificenza che il Grande Oriente d'Italia attribuisce ai non massoni che si prodigano per il bene dell'umanità. È un'inchiesta che va avanti, c'è un collaboratore
di giustizia che parli, che alcuni magistrati ritengono credibile da quello che ho letto ed altri magistrati non ritengono credibile. Bartolo non è massone. Bartolo non è massone, però le nostre iniziative, visto che siamo così segreti, invitiamo alle iniziative pubbliche personaggi esterni al nostro mondo, al Grande Oriente d'Italia. Il 20 settembre 2016 era l'ospite d'onore, ci siamo fatti raccontare quello che lui fa ogni giorno con l'accoglienza di chi arriva sulle nostre coste, sulle vostre coste, direi. Scusi, dottore, lei ha descritto la massoneria un po' come le logge della massoneria, un po' come i circoli del Rotary, ma qual è la differenza fra una normale club service e una loggia massonica? In che cosa si distingue? E forse in questa distinzione sta anche una ragione di una riservatezza alla quale tenete da sempre. Intanto sia Rotary che Lions, che Kivanis, questi club service principali che si conoscono, ma potremmo andare anche alla Croce Rossa, al mondo del volontariato, sono stati fondati da massoni. La differenza che c'è qual è? Che noi lavoriamo in questi templi, cioè la nostra è anche un'attività spirituale, di crescita interiore. Club service operano di più sul sociale, sul territorio, nel mondo delle professioni. Noi diciamo ci dedichiamo più ad una sfera interiore, una sfera spirituale, però questo non vuol dire che non si debba fare cose buone per l'umanità intera, cioè la fratellanza che c'è tra noi deve estendersi a tutti. Scusi, la vorrei fare più che una domanda, una considerazione. Quelle che come me e il mio collega Cavallaro, lui è felice, abbiamo studiato in una certa epoca i libri di scuola, dalle elementari alle medie, abbiamo avuto una formazione in cui abbiamo creduto che Mazzini, Garibaldi, la Carboneria, che hanno fatto l'Unità d'Italia, fosse una cosa buona. Però poi, nel tempo, questa cosa buona si è trasformata in una zona molto ombrosa, e che non sarà il Grande Oriente d'Italia, ci sono tanti altri riti massonici in Italia, e non necessariamente altre due, che poi è stata quella più indagata probabilmente, non sono un esperto. E però diciamo che nel corso di 50 anni, da quella che era descritta nei libri di scuola, la massoneria, cioè gli eroi che hanno fatto l'Italia, adesso uso un termine così per facilitare il linguaggio, da eroe a mascalzoni, ecco questa. Ma guardi, questo da eroi a mascalzoni è una sintesi che non condivido e che non c'è in questo. Non c'è. C'è in alcune fasi. È una semplificazione giornalistica. Sì, questa guardi, sì, ripeto, alle semplificazioni bisogna stare attenti, perché le semplificazioni possono fare dei danni incalcolabili sulle persone. Bisogna stare attenti, perché dare automaticamente ad una persona, perché è massone, dargli del mascalzone è una di una pericolosità inaudita. È da un anno. Ma lei sta cambiando, lei sta cambiando la cartina. Io ho fatto un excursus, cioè in tre parole una storia, le ho raccontato la storia. Arrivo, facevo il percorso inverso, partivo dalla ultima sua frase e arrivo all'inizio. Dico che è pericolosa questa semplificazione. Tornando indietro ai libri di scuola dove Mazzini, Garibaldi, ma intanto ho letto poco che Garibaldi era massone, e se le va a Caprera, le insegne massoniche, i simboli che c'erano, quasi non li trova più. Perché
la nostra storia spesso si tolgono le parti che non ci piacciono. Sull'unità d'Italia, io credo che sia stata importante l'unità d'Italia, credo che sia stata importante la breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870, credo che sia stata molto importante, e mi fa piacere che sia stata importante anche per un Papa illuminato, che era Papa Paolo VI, che ha detto che quella data non è una data voluta dalla provvidenza, perché dava alla Chiesa il potere spirituale che deve avere e gli toglieva quello temporale. Quindi, se poi oggi siamo passati da questi grandi nomi, ma guardi, se va a nomi più recenti, troverà nella contemporaneità dei liberi muratori che hanno fatto del bene. Quasimodo era un fratello del Grande Oriente d'Italia, oggi c'è una loggia intitolata a lui, Enrico Fermi, Totò, Gino Cervi, per parlare di attori, Enzo Maiorca, il Sub, lo ricorderemo in gran loggia. Come? Recentemente scomparso. Recentemente scomparso, e lo ricorderemo in gran loggia. Arnoldo Foà, erano liberi muratori, ma soprattutto ci sono tante persone che fanno il loro dovere ogni giorno, tanti massoni. Noi non è che chiediamo chissà che cosa, perché quello che vogliamo, siccome ho visto in commissione antimafia quando ho detto che per noi sono importanti i grembiuli, i guanti, la bandiera italiana, la bandiera europea, che ci lasciano lavorare in pace. Poi, se devono colpire chi di noi sbaglia, siamo cittadini che abbiamo dei doveri e dei diritti. Dei doveri e dei diritti, come ci hanno tutti. Non è che si può fare una legislazione speciale per i massoni, perché è questo che temo. Quelle due proposte di legge che sono state presentate in Parlamento da due membri, tra l'altro, della Commissione Antimafia, costituiscono secondo me un pericolo per la democrazia italiana, perché si dice che si vorrebbe rendere incompatibile l'impiego di dipendente pubblico, addirittura di insegnante, con l'appartenenza alla massoneria. Io ho detto questo commentando queste proposte di legge, che non hanno neppure fatto un grande sforzo di fantasia i due parlamentari, sono andati all'archivio della Camera dei Deputati e sono andati al novembre del 25 al 26 novembre, hanno trovato una proposta di legge, hanno trovato una legge, anzi, già fatta, e la fece Benito Mussolini. Mi scusi, scusate, io, ma noi proseguiamo, perché vorrei dare ai colleghi della televisione l'opportunità, sì, di fare... soltanto, okay, soltanto un flash, una, okay, visto che abbiamo parlato di Arnoldo Foà, Quasimodo, Maiorca, e abbiamo fatto l'elenco dei morti, perché non fare l'elenco dei vivi? In fondo, quando lei richiama l'articolo 18 della Costituzione, fa benissimo, ma la Costituzione infatti non vieta le associazioni, però vieta... le nostre norme vietano le associazioni segrete. Vietano le associazioni segrete. Non pubblicizzare anche i nomi dei vivi? Ma infatti si pubblicizza i nomi dei vivi. Chiamo Stefano Bisi in Sicilia. Era di avere gli elenchi. No, gli elenchi di tutti. E questo perché? Ma perché si chiedono gli elenchi di un'associazione? Perché? Perché si fa un'indagine sulla mafia, si chiedono gli elenchi di un'associazione? Anche sull'antimafia c'è l'indagine. Indagine. 4-5 indagini, 4-5 indagini. Ma anche ci fossero 20, vabbè, 30, 40, e si devono chiedere gli elenchi degli iscritti? Non riesco a capire. La Commissione Antimafia pensa che XY sia appartenente al Grande Oriente d'Italia, XY, che loro ritengono che sia mafioso, no? Per i poteri che hanno di indagine e di altro.
lo dicono. È un bene anche per il Grande Oriente d'Italia, perché quel personaggio sarebbe sicuramente espulso perché sta in un posto sbagliato. I dirigenti del Grande Oriente d'Italia sono noti, siete venuti in questa sede, c'è il presidente del Collegio della Sicilia che si chiama Antonio Recca, oggi assente, ma un siciliano è il Gran Maestro aggiunto del Grande Oriente d'Italia, si chiama Santi Fedeli, il Gran Tesoriere aggiunto del Grande Oriente d'Italia è un fratello siciliano che si chiama Giuseppe Trombatore. Cioè, che si deve fare? In Gran Loggia andremo e forse lo porteremo anche fuori, perché mi pare sia questa la richiesta, ci metteremo il triangolo rosso, ma bisogna stare attenti, perché rovesciato, perché si sa dove si comincia in questi casi, ma non si sa dove si finisce. Oggi tocca a noi, ma domani tocca ad altri, domani tocca ad altri, e quando si va a toccare, una volta lo disse proprio il professor Rodotà, dice ma la privacy, nessuno si interessa della privacy, viene ritenuta una cosa secondaria, fino a quando non viene toccata la sua di riservatezza, è così, finché non sei nell'orto di una persona, la privacy, no, voglio sapere tutto di te, io dico tutto di me, il numero di telefono, lo volete che lo dia in diretta? Lo posso dare. Quando hanno chiamato durante le 2 settimane di chiusura degli uffici nazionali del Grande Oriente d'Italia, chi chiamava lì? C'era la deviazione sul mio numero di telefono. Questa prossima settimana devo farmi, perché dice dopo 50 anni bisogna farsi gli esami del sangue ogni giorno. Lo farò, metterò in rete quello. Che devo fare? No, cioè, che devo fare? Tutti i cittadini fanno questo. Il pericolo è questo, che ci sia una legislazione speciale per i massoni, e questo non è giusto, e per questo mi batterò, così come mi batterò perché ogni cittadino abbia diritto, e anche ogni amministratore pubblico. Pensate voi a quelle regioni dove è obbligatorio dire le associazioni a cui appartiene un amministratore pubblico, no? Per questa invocata trasparenza. C'è il caso di un assessore regionale che appartiene all'associazione dei familiari dei bambini cardiotrapiantati. Allora, questo assessore è obbligato a dire che fa parte di questa associazione e a rivelare un dato sensibile del figlio minorenne che è cardiotrapiantato. Quell'assessore, io voglio poterlo giudicare se è capace a fare il suo lavoro, a fare un bilancio, a fare le scuole, a tenere pulite le strade. Se poi è dell'associazione cardiotrapiantati, dell'Opus Dei o del Grande Oriente d'Italia, a me cittadino non interessa. Deve interessare quello che sa fare, non quello se la sera va in una moschea o in loggia o in chiesa, vada dove vuole purché non infranga la legge. Dottore, l'ultima cosa telegrafica, voi avete depositato i vostri elenchi presso le questure, all'interno delle no questure. Questa è una leggenda metropolitana, scusa, perché nell'83 la cosiddetta legge Spadolini-Anselmi abolisce un articolo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che cancellano l'obbligo di ogni associazione di depositare gli elenchi dei propri iscritti. La legge Spadolini-Anselmi dell'83 vieta, annulla questo articolo del testo unico di legge di pubblica sicurezza. Non c'è. Quindi non c'è l'obbligo. Quindi voi non depositate alle questure? No, nessuna associazione deposita l'elenco. Può succedere che, e succede in alcune parti d'Italia, alcune logge spontaneamente danno l'elenco dei propri affiliati, logge del Grande Oriente d'Italia, così come è successo a Castelvetrano, i fratelli della loggia Francisco Fiorella hanno data tranquillamente questa, il loro elenco, però non avevano alcun obbligo, non c'era un provvedimento della magistratura. Non volete consegnarli voi spontaneamente alla Digos, neanche a loro, le comunque li tengono riservati?
la riservatezza di alcuni organi purtroppo non c'è, purtroppo. E in ogni caso non vedo perché ci debba essere una legislazione speciale per i massoni. I massoni sono cittadini come gli altri, che hanno diritto di associarsi in associazioni previste dalla Costituzione della Repubblica Italiana, e non vedo perché appunto ci debba essere una legislazione speciale. Le altre associazioni non depositano i loro i nomi, non li depositano.